C'erano un tempo due principi, chiamati Poi e Shui Qi. Erano i figli del grande imperatore cinese Wu Chu. Questi aveva designato come proprio erede il figlio più giovane. Però, quando l'imperatore morì, Fu Qi rifiutò di salire al trono. Suo fratello lo incoraggiò ad assumersi le proprie responsabilità e ad accettare il titolo. Ma lui dichiarò che era poi il fratello maggiore, avrebbe dovuto farlo. Allora poi chiese al fratello più giovane come avrebbe potuto tradire la volontà di suo padre. Ma nonostante Su Qin riconoscesse di essere stato personalmente designato quale erede dal padre, continuò a rifiutarsi di assumere il titolo di sovrano, poiché non poteva sopportare di mettere da parte il fratello maggiore. Allora entrambi i fratelli abbandonarono il paese dei propri genitori e viaggiarono in un'altra terra, dove prestarono servizio al re Wen. Il paese fu attaccato e il re Wen venne ucciso. Dopo circa un centinaio di giorni dalla morte del re, suo figlio Wu si preparò alla battaglia contro Re Chou, ma poi Shu Qin, tenendo ben salde le redini del suo cavallo, cercarono di dissuaderlo, dicendo: «Dovreste restare in lutto per 3 anni dopo la morte di vostro padre. Se adesso date il via ad una guerra, non farete altro che disonorare il suo nome». Udendo questo, Wu si infuriò tremendamente. Era deciso ad uccidere entrambi i fratelli, ma Tai Kun, il ministro di suo padre, lo trattenne. I due fratelli, non volendo avere più nulla a che fare con Wu, decisero di isolarsi in un eremo dove vissero nutrendosi unicamente di felce. Un giorno un uomo passò sulla montagna e, vedendoli, chiese loro: «Per quale ragione vi siete nascosti in un posto come questo?» I due raccontarono tutta la storia e l'uomo replicò: «Se è così, non appartengono forse al re anche queste felci?» Rimproverati in questo modo, cessarono di nutrirsi di piante. Sappiate che il cielo non abbandona gli uomini virtuosi, e fu così che un deva apparve loro sotto le sembianze di una cerva bianca, fornendo loro latte in abbondanza. Quando la cerva andò via, Shu Qin disse: «Se il latte di questa cerva bianca era così dolce, chissà quanto sono gustose le sue carni». Poi cercò di farlo tacere, ma il cielo aveva già udito le sue parole. I due fratelli vennero subito abbandonati e alla fine morirono di fame. Anche se un uomo agisce saggiamente per tutta la vita, una parola avventata può portarlo in rovina.